Buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Udinese TV. Subito in apertura gli ultimi aggiornamenti sull'epidemia di coronavirus, sia a livello nazionale sia a livello locale. Cominciamo con il quadro nazionale. C'è una settima vittima in Italia per il coronavirus. Si tratta di un uomo di 80 anni che è stato ricoverato in ospedale in Lombardia, poi trasferito all'ospedale Sacco di Milano, dove è deceduto nelle ultime ore. 7 morti, dunque il bilancio al momento. Andiamo a sentire le parole del commissario per l'emergenza Angelo Borrelli, che traccia il quadro della situazione. In questa intervista Borrelli parla ancora di 7 morti, la notizia dell'ottava vittima è arrivata pochi minuti fa in redazione. Sentiamo allora il commissario Borrelli. Abbiamo un totale di contagiati di 219 persone. Abbiamo 5 deceduti. Si è aggiunta in questi da pochissimo un decesso in Lombardia. Si tratta di una persona adulta, di un maschio di 88 anni, di Caselle Landi. Il dato, quindi, come ho detto prima, sono 219 contagiati, 5 deceduti e un guarito. I dati relativamente alla regione Lombardia sono in totale 167, 163 sono i positivi e 4 i deceduti. Il Veneto ha 26 casi in totale. 27, scusate, con un deceduto, quindi 26 sono i positivi attuali. La regione Emilia-Romagna ha 18 contagiati. La regione Piemonte attualmente ha 4 contagiati. 2 casi sono stati esclusi e a seguito di ripetute analisi sono risultati negativi. La regione Lazio ha in totale 3 positivi, di cui uno dimesso e due sempre la coppia dei cinesi che sono ricoverati all'ospedale Spallanzani. In totale dei 213 casi positivi, che non sono né deceduti né guariti, abbiamo 99 sono ricoverati con sintomi negli ospedali, 23 che si aggiungono ai 99 sono in terapia intensiva, 91 sono in isolamento domiciliare, quindi non hanno particolari esigenze di cure da essere ricoverati. Confermo che i focolai sono ancora quelli, ci vengono date indicazioni che i focolai siano ancora quelli. Non è confermato, ho letto anche io una notizia di stampa in cui sembrerebbe essere stato individuato un collegamento tra il focolaio dell'Odigiano e il focolaio del Padovano, ma io non ho conferma dalle strutture regionali competenti di questa cosa. Ed è risultato negativo il test coronavirus su una giovane di Lignano Sabbiadoro, le cui condizioni di salute ieri avevano richiesto le opportune verifiche sanitarie. Poi sentiremo anche le parole dell'assessore regionale alla salute in merito a questo caso specifico. Adesso torniamo a parlare di una dichiarazione del presidente nazionale dell'ANCI, Antonio De Caro, che ha invitato tutti i sindaci a non assumere iniziative autonome e non concordate in questo momento. E proprio questo pomeriggio, in queste ore, è in corso un incontro nella sede della regione a Udine tra il governatore Massimiliano Fedriga e i sindaci del Friuli Venezia Giulia per fare il punto della situazione. L'incontro è ancora in corso nei
dai primi minuti il governatore Fedriga ha annunciato che è stata individuata una nuova struttura per un'eventuale quarantena di persone infette da coronavirus, una struttura a Pasian di Prato, l'ex caserma dell'aeronautica, dove saranno realizzati 40 posti, una struttura che andrà ad aggiungersi a quelle individuate ieri a Tricesimo, nella foresteria del Castello, e a Muggia, l'ex caserma della polizia a Lazzaretto di Muggia. Ancora, sempre a proposito delle dichiarazioni di Fedriga, il governatore ha chiesto al governo e ha ottenuto il via libera per la messa in quarantena in via precauzionale dei migranti irregolari che verranno rintracciati sul territorio regionale. Questo l'annuncio dato da Fedriga quando è arrivato appunto all'incontro con i sindaci. Fedriga poi ha annunciato anche che domani ci sarà un nuovo vertice, un nuovo incontro per fare il punto sull'impatto che questa epidemia sta avendo sull'economia e quindi quali contromisure si possono adottare per ridurre gli effetti negativi dell'epidemia di coronavirus sull'economia. Questo incontro è stato programmato per domani. Luciana Idelfonso, che sta seguendo per noi questo incontro nell'auditorium della Regione, ha raccolto le prime voci, ha sentito il sindaco di San Vito al Tagliamento di Bisceglie. Andiamo a sentire le sue parole. È stato un incontro per ribadire quanto contenuto nella ordinanza, per sottolineare l'importanza di essa, per far sì che ci sia una uniformità per quanto riguarda le misure e la loro applicazione, e anche per evidenziare che chi ha bisogno di chiarimenti può oggi rivolgersi alla mail che è stata data e anche ai numeri che sono stati forniti. Ci sono molti problemi, molte persone chiedono ai centri commerciali, nei mercati, qual è l'atteggiamento da assumere. È stato anche qui ribadito che nell'ordinanza non è fatto riferimento alcuno per quanto riguarda i centri commerciali, e anche il fatto che, diversamente da altre magari situazioni regionali, nel nostro caso osservano gli orari che hanno. Ci sono delle indicazioni o dei punti che discuterete anche al CAL? Allo stato dell'arte non è previsto. Poi, ovviamente, voi sapete che nell'ordinanza è specificamente detto che vi possono essere delle modifiche che evidentemente saranno, qualora presenti in rapporto all'evoluzione dello stato epidemiologico, saranno verificate, viste. Sui mercati però pare che andiate in ordine sparso. E ci sarà una indicazione anche per quanto riguarda questo aspetto, perché l'approfondimento avverrà in particolare domani, quando vi sarà un incontro con le vari soggetti economici, con le organizzazioni economiche. E a proposito dei mercati settimanali, il comune di Codroipo ha deciso di sospendere il mercato settimanale. Abbiamo detto prima, ve lo abbiamo raccontato in diretta anche questa mattina, il risultato fortunatamente negativo del test sul coronavirus su una giovane di Lignano, Sabbia d'Oro, le cui condizioni di salute ieri avevano richiesto le opportune verifiche sanitarie. Lo ha confermato questa mattina ai nostri microfoni l'assessore regionale alla salute Riccardi, impegnato nella sede della Protezione Civile di Palmanova nella riunione ristretta del Comitato Operativo sull'Emergenza, in collegamento video con Roma, con il Premier Conte, i ministri Speranza e Di Maio, in collegamento anche con gli altri governatori. In Friuli Venezia Giulia quindi finora nessun caso conclamato, ma per la massima sicurezza dei cittadini, ha affermato anche il governatore Fedriga, la regione sta agendo come se un allarme ci fosse. 20 persone hanno superato il test, ma rimangono comunque sotto osservazione per sicurezza, sottolineato in un tweet questa mattina il governatore Fedriga. Ma andiamo a sentire le parole dell'assessore Riccardi. Si è parlato di un caso sospetto a Lignano, ci sono conferme da questo punto di vista? Il test è arrivato qualche minuto fa ed è negativo. Quanti sono al momento dunque ancora le persone sotto controllo?
Beh, noi abbiamo decine di persone che sono state sottoposte ai test, ma il dato è che le risposte sono negative, quindi è questo che dobbiamo tenere sotto controllo. Adesso stiamo anche cercando di dare una risposta il più possibile ordinata. Penso che noi stiamo dimostrando di non sottovalutare assolutamente la situazione e nello stesso tempo di mantenere comunque una condizione che non determini un allarmismo, perché di fronte agli allarmismi le situazioni si complicano. Anche per il numero 112, insomma, la linea è bollente, le chiamate sono aumentate rispetto anche agli ingressi nel pronto soccorso, cosa ha da dire? Noi dobbiamo cercare di convincere le persone che si va al pronto soccorso quando si deve andare, e quindi è chiaro che il numero di telefono diventa un'alternativa importante. È chiaro che le dimensioni e soprattutto il fenomeno che si sta presentando è chiaro che pone il cittadino davanti a una preoccupazione. Quindi il cittadino davanti alla preoccupazione cerca una risposta, la sta cercando nelle strutture sanitarie e la sta cercando anche negli strumenti e quindi anche nei numeri di telefono che stiamo mettendo a disposizione. Questa è una cosa normale. Noi stiamo cercando di implementare naturalmente anche tutta la capacità di risposta. Per quanto riguarda gli ospedali stiamo cercando di individuare delle soluzioni che ripercorrono anche scelte che in altre regioni sono state fatte, e ripeto, sono state fatte perché quelle regioni sono state colpite da casi conclamati che in questa regione fortunatamente non ci sono, e auspichiamo che sia così. E è evidente che la formula delle tende in una sorta di separazione del percorso e di accesso ai pronti soccorsi è una di quelle misure che stiamo valutando e probabilmente la applicheremo già nei prossimi giorni. L'appello delle istituzioni è sempre quello di non recarsi al pronto soccorso, ma di chiamare prioritariamente il numero unico per l'emergenza. Andiamo alle strutture sanitarie se c'è bisogno di andarci, non andiamo a chiedere o cercare di soddisfare una legittima istanza che ognuno di noi può avere. Usiamo altri canali per poter trovare quella risposta che è giusto il cittadino si ponga. E Riccardi ha reso noto che da questo pomeriggio, oltre al numero telefonico 112 riservato alle emergenze, sarà possibile contattare anche il numero verde 800 500 300 per chiarimenti ed elucidazioni sulle indicazioni comportamentali previste sull'ordinanza ministeriale. E i medici sono in prima linea in questa emergenza. Questa mattina c'è stata una conferenza stampa da parte dell'Ordine dei Medici di Udine che ha precisato come si devono comportare i medici in questa fase. Allora andiamo a sentire proprio le interviste che abbiamo raccolto a margine della conferenza stampa. Ieri l'ordinanza da parte del Ministro della Salute e della Regione Friuli Venezia Giulia come Ordine dei Medici. Che cosa ne pensate e che cosa vi aspettate nelle prossime ore? Pensiamo che sia un'ordinanza corretta, che va in un senso di prudenza e di possibile contenimento dell'espansione dell'infezione. Speriamo che le misure facciano effetto al più presto, in modo da non dover arrivare magari ad una proroga, perché si sa che ci possono essere dei problemi un po' per tutte le categorie, sia economiche, sia sociali, sia della vita quotidiana delle persone. Come medici lei ha raccolto qualche timore, la necessità di qualche precauzione? Abbiamo stabilito dei protocolli e dei metodi di comportamento nella fattispecie in rapporto appunto a questa contingenza, a questa emergenza che è venuta fuori, senza trascurare anche tutte le altre patologie che non correlate al coronavirus che continuano a esserci. Diciamo che il consiglio che avete sentito peraltro già ripetere sugli organi di stampa in genere è quello di evitare o ridurre la frequenza degli acquisti nei grandi centri commerciali, nella grande distribuzione, evitare gli assembramenti, frequentare cinema o aggregazioni in genere. Questo è importante per ridurre e contenere un momentino l'infezione. Dall'altro, se avete dei disturbi tipo tosse, mal di gola, raffreddore, eccetera, non muovetevi di casa, contattate il vostro medico o contattate il 112. Il medico vi dirà come comportarvi, vi farà delle domande,
domande semplici, alla fine dei quali vi dirà se venite classificati come soggetto a rischio, verrà attivato un percorso specifico, no? Per essere trasportati nelle strutture adeguate a darvi soccorso. Se invece non rientrate nella categoria a rischio, verrete presi in carico normalmente dal vostro medico di famiglia, che vi curerà e vi darà tutte quante le indicazioni che servono. Per chi si muove invece in corsia in questi giorni? Rimarcherei l'importanza e anche un grazie direi a tutti i colleghi che continuano a garantire sia a livello di territorio, quindi i medici di famiglia, i vostri medici base in qualche modo, che i medici che lavorano in corsia, per la grande senso di responsabilità che stanno dimostrando in un momento così complesso, essendo presenti e garantendo un'assistenza continuativa di altissima qualità a tutti quanti i cittadini, a tutta la popolazione. Come vi abbiamo riferito prima, è in corso nella sede della Regione l'incontro tra i vertici della Regione e i sindaci. Vi abbiamo detto dell'annuncio da parte del governatore Fedriga dell'individuazione di una nuova area, di una nuova struttura per un'eventuale quarantena di persone affette da coronavirus a Pasian di Prato. Allora andiamo a sentire proprio le parole del sindaco di Pasian di Prato, Andrea Pozzo, che ci descrive bene la struttura che è stata individuata per questa funzione. E qual è la reazione, quale sarà l'ubicazione di questo posto per la quarantena a Pasian di Prato? Beh, direi che come luogo è stato scelto uno sicuramente idoneo, perché all'interno di un campo militare si tratta di appartamenti che possono essere utilizzati anche per questo scopo. Tra l'altro la zona è interessata anche dall'elisoccorso notturno regionale, quindi una zona che ha anche una vocazione sicuramente sanitaria. È un'area molto distante dalle zone, diciamo così, residenziali, e quindi mi sembrano aree sicuramente idonee per questo scopo. Oltretutto la garanzia anche dell'area militare conferisce al luogo una sicurezza maggiore anche per quanto riguarda gli accessi e le visite. Penso che sia una scelta corretta. Si parla di 35 posti letto, 35 stanze, sono già operativi? Ho sentito ora che le autorità militari hanno dato il via libera, quindi ritengo che possono essere rapidamente attrezzate in caso di emergenza, e quindi penso che siano idonee per l'utilizzo e che siano immediatamente pronte nel caso dell'emergenza. Speriamo che non si creino le condizioni e la necessità per farlo. Teme reazioni da parte dei cittadini? Ovviamente questa è una notizia che è uscita in questo momento. Quello più che la reazione da parte dei cittadini, secondo me è opportuno che i cittadini sappiano che questo non incide minimamente con le attività della comunità. Pasian di Prato peraltro ha deciso di adottare misure molto rigide, di osservare con grande cautela e attenzione le direttive che oggi abbiamo ascoltato dal Presidente, dal Ministero della Salute. Io penso che il momento non debba creare sicuramente panico, ma ci siano degli accorgimenti da adottare. Ripeto, l'area militare è comunque sempre in accessibile, quindi non riguarda la comunità. Da Pasian di Prato adesso ci spostiamo a Pordenone, dove quella di oggi è stata una giornata di calma apparente nonostante l'emergenza coronavirus. Affollati supermercati, mascherine ancora disponibili in diverse farmacie, ma verso l'esaurimento. Il vescovo intanto ha sospeso i funerali. Andiamo a sentire Daniele Boltin. Una giornata di normalità o quasi a Pordenone, nell'inizio della settimana di emergenza per il coronavirus. Niente di strano nel centro storico, con un afflusso di persone tipico di ogni lunedì, quando comunque la maggior parte dei negozi è chiusa. Farmacia al lavoro, con una folta clientela principalmente di anziani. Mascherine e gel ancora disponibili in mattinata in centro, ma esaurite in diversi quartieri. In primis nella farmacia San Lorenzo a Rorei Grande, di turno nel fine settimana. E se il centro storico non registra particolari cambiamenti, a essere deserto è il quartiere a nord, dove sono concentrate le scuole superiori. Un afflusso superiore alla media si è registrato nei supermercati, ma niente psicosi e scaffali vuoti come in altre zone d'Italia. Attesa in serata, dopo la riunione della giunta comunale, la decisione sulla sospensione del mercato cittadino di mercoledì e sabato, mentre resta in attesa lo staff dei Pinguini Tattici Nucleari. La band, rivelazione del Festival di Sanremo, dovrebbe esibirsi giovedì al Palasport. Le strutture sono state quasi completamente montate e stamattina sono iniziati i test sull'impianto audio. I biglietti sono ancora in vendita sul circuito Ticket One, ma difficilmente l'evento si svolgerà. In mattinata è stata diffusa anche una circolare del Vescovo di Concordia Pordenone, Giuseppe Pellegrini, che fino a domenica sospende tutte le attività diocesane e parrocchiali.
Sospesi anche i funerali. Saranno sostituiti con una benedizione alla presenza dei soli familiari. E anche l'arcivescovo di Udine ha diramato una nota per impartire le direttive ai sacerdoti e informare i fedeli dopo l'ordinanza della regione sull'emergenza coronavirus. È sospesa la celebrazione di messe, feriali e festive, incluse quelle del mercoledì delle ceneri. Sospesa anche la celebrazione di matrimoni e degli altri sacramenti. Per i funerali ci sarà una breve celebrazione della parola con la benedizione del corpo del defunto, secondo il rituale, da tenere direttamente in cimitero, alla quale parteciperanno le persone più vicine al defunto. La messa dell'esequie potrà essere celebrata al superamento di questa fase di emergenza, si legge nella nota della diocesi. Sospese anche le altre celebrazioni liturgiche come le Via Crucis e gli altri incontri di preghiera comunitari. Le chiese restano aperte per preghiera personale e individuale. Il vescovo invita i sacerdoti a celebrare o concelebrare ogni giorno la Santa Messa nella chiesa parrocchiale alla presenza di uno o due ministranti. Queste celebrazioni, segnalate dal suono delle campane, così da invitare i fedeli ad unirsi spiritualmente alla preghiera liturgica. I fedeli, conclude la nota, possono dalla loro abitazione rendersi spiritualmente partecipi delle sante messe che vengono trasmesse dalla radio e dalla televisione. E a Monfalcone è stata sospesa la tradizionale cerimonia del giuramento del notaio Grattariol e della lettura del testamento di Sior Anzoletto Postieri, in programma il giorno di martedì grasso, domani. Sarà fatta in diretta social senza la presenza di pubblico. Annullata anche la sfilata allegorica in programma nel pomeriggio del martedì grasso e rinviata a data da destinarsi. Per quanto riguarda lo sport, un aggiornamento per quanto riguarda le gare di Serie A. Si giocherà a porte chiuse Juventus-Inter in programma domenica sera e si va verso una partita a porte chiuse anche per quanto riguarda Udinese-Fiorentina in programma sabato pomeriggio alla Dacia Arena alle ore 18. Tra poco apriremo la nostra pagina sportiva, ci collegheremo con i campi del Bruseschi dove è già pronto per noi Lorenzo Pausa per gli ultimi aggiornamenti. Lorenzo, ti chiedo di pazientare ancora un attimo perché ci sono ancora alcune notizie di cronaca da riferire prima di aprire la pagina sportiva. Cominciamo con la cronaca giudiziaria. Michelangelo Agrusti, neopresidente di Confindustria Alto Adriatico, per anni alla guida di un'industria pordenone, è stato assolto stamani, perché il fatto non sussiste, dall'accusa di falso in bilancio, bancarotta e aggravamento del dissesto finanziario nel processo Onda Bis, la società di telecomunicazioni che aveva contribuito a fondare nei primi anni 2000. La procura aveva chiesto una condanna a un anno e quattro mesi di reclusione. Agrusti era accusato assieme ad alcuni manager del fallimento della Onda Communication. Nessuno mi restituirà 10 anni di sofferenze. Questo è il primo commento di Agrusti nella lettura della sentenza. Potrebbe essere stato investito da un'auto e poi è fuggita senza prestare soccorso il trentenne pakistano residente a Maniago, trovato privo di conoscenza poco prima dell'alba di oggi lungo una strada trafficata a San Quirino. A chiamare i soccorsi e due automobilisti che hanno notato il corpo dell'uomo. Il ferito è stato stabilizzato sul posto e trasferito d'urgenza in ospedale a Pordenone, è in gravi condizioni, i carabinieri stanno cercando di risalire all'identità del pirata della strada. Incidente in Falesia, in Val Rosandra, un trentenne di Duino era impegnato in un'arrampicata sotto la rotonda di San Lorenzo quando ha perso l'appiglio cadendo per 8 metri e impattando sulla roccia. Per lui una sospetta frattura alla spalla.
Sul posto sono arrivati gli infermieri dell'ambulanza assieme ai soccorritori. I tecnici del soccorso alpino hanno stabilizzato il giovane e lo hanno sistemato nella barella spinale per poi trasportarlo a braccia in Portantina sulla strada soprastante, dove ad attenderlo c'era l'autoambulanza. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia. Incidente nel primo pomeriggio anche sulla strada regionale 463 in prossimità di Osoppo. Un'autocisterna di GPL si è ribaltata sulla strada. Sul posto i nuclei regionali biologico, chimico e radiologico dei vigili del fuoco di Trieste e di Venezia, in supporto ai colleghi del comando provinciale di Udine per mettere in sicurezza il mezzo e anche il carico pericoloso infiammabile. Sul posto anche i carabinieri. E adesso, in attesa dei prossimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus, sulle decisioni anche della regione a proposito, apriamo la nostra pagina sportiva e andiamo da Lorenzo Pausa, che sta seguendo per noi l'allenamento dei bianconeri. Lorenzo, arriviamo da te, buon pomeriggio. Eccoci qua Angela, buon pomeriggio a te e a tutti i nostri telespettatori. È chiaro che in una giornata come quella di oggi l'emergenza coronavirus è un argomento che tiene particolarmente banco anche e soprattutto in ambito sportivo, dal momento che questo tipo di manifestazioni sono in grado di attirare decine di migliaia di spettatori, soprattutto quando si parla di Serie A. È per questo che siamo tutti un poco con le antenne dritte per quanto riguarda la disputa o non disputa dei match di Serie A della prossima giornata, in particolare di Udinese-Fiorentina. La notizia che ci hai dato poco fa quindi relativa all'ipotesi di giocare la gara della Dacia Arena prevista per sabato 29 febbraio alle ore 18 a porte chiuse significa che la Lega sta cercando di chiedere quindi una deroga alle ordinanze che prevedono per tutta questa settimana la sospensione di qualsiasi tipo di manifestazione sportiva in qualsiasi forma. Resta da capire quindi se ci sarà il parere favorevole per quanto riguarda quindi il caso specifico dell'Udinese sia da parte del governo sia anche dalla regione Friuli Venezia Giulia, trattandosi di regione autonoma, dal momento che c'è proprio l'ordinanza emessa dal presidente Fedriga che appunto dispone la sospensione degli eventi sportivi sia con il pubblico che a porte chiuse. Tutto ciò va a ripercuotersi anche sull'attività quotidiana dell'Udinese, che oggi avrebbe dovuto disputare un incontro amichevole proprio qui al Bruseschi contro gli sloveni delle Brinie, amichevole che è stata quindi cancellata. C'era in programma anche un evento in auditorium, ovvero la Junior Team Cup, il torneo degli oratori, dove i ragazzi avrebbero dovuto incontrare alcuni giocatori tra cui Sebastien De Maio. Anche questo è stato cancellato. L'allenamento invece si sta svolgendo regolarmente qui alle mie spalle e anche sul campo adiacente, quindi con la squadra che sta vivendo la fase conclusiva di questa seduta. Si stanno allenando sia i titolari della gara di Bologna, che in questo momento stanno lavorando a parte con una seduta atletica, mentre tutti gli altri alle mie spalle stanno svolgendo ora una partita a tema 6 contro 6 a campo ridotto, dopo che nella prima parte invece avevano svolto tutti assieme la parte di attivazione e quella incentrata sul possesso palla. Capitolo infortunati, Sebastien De Maio ha lavorato in palla. Restiamo invece in attesa di conoscere l'entità dell'infortunio occorso a Ken Sema durante la partita del Dallara, quando è uscito anzitempo per appunto un infortunio al ginocchio. Quindi quando avremo qualche notizia più certa ve ne daremo conto nelle prossime edizioni del TG e sui canali ufficiali di Udinese Calcio. A te Angela. Grazie, grazie allora a Lorenzo Pausa per questo aggiornamento. Ovviamente di Udinese continueremo a parlare anche questa sera nel corso del nostro appuntamento del lunedì, Tonight, con Giorgia Bortolossi e tutti i suoi ospiti in diretta dalle ore 21. Ritorniamo adesso alla notizia con la quale abbiamo aperto questa edizione del nostro notiziario, l'incontro in regione fra i vertici della regione e i sindaci chiamati a gestire questa emergenza. Andiamo a sentire anche le parole del governatore Fedriga, che abbiamo fermato proprio al termine della riunione. Ecco l'intervista.
Sì, intanto è da sottolineare questo, noi siamo una delle poche regioni che agisce in modo preventivo, non abbiamo fortunatamente ad ora casi di coronavirus acclarati in Friuli Venezia Giulia, ma abbiamo deciso di prendere tutte le misure di precauzione possibili, ovvero mettere in campo le ordinanze come quelle del Veneto, dell'Emilia Romagna, del Piemonte, al fine di poter cercare di arginare il più possibile l'arrivo del virus e la diffusione del virus. Questo prevede ovviamente la sospensione di eventi, che siano sportivi o culturali o di qualsiasi natura, quindi di fatto evitare le grandi aggregazioni di persone, perché questo può comportare la diffusione ovviamente del virus stesso. Dopodiché abbiamo messo in campo misure per il contenimento anche attivando percorsi specifici all'interno delle strutture sanitarie. Abbiamo potenziato il NUE e stiamo potenziando l'infettivologia. Questo ovviamente è un insieme di misure che sono partite già nella giornata di sabato e devo ringraziare di questo la Protezione Civile e tutta la struttura sanitaria del Friuli Venezia Giulia che si stanno muovendo in modo puntuale e urgente. Per quanto riguarda i supermercati che sono presi d'assalto, delle indicazioni per la gente, state facendo qualcosa anche per quello? No, dico, non ha senso prendere d'assalto i supermercati, i generi alimentari ci saranno, non c'è alcun tipo di problemi di approvvigionamento. È chiaro però che se una persona ritiene di dover fare scorte può farlo tranquillamente, ma ecco, no, eviterei l'ansia d'acquisto da alimentare. Rimangono aperti oltretutto, non abbiamo previsto la chiusura dei distributori alimentari. Presidente, si parla di un terzo posto a Pasian di Prato per la quarantena. Stiamo adesso facendo tutte le verifiche, quando sono ufficiali poi li comunichiamo in modo ufficiale. Per quanto riguarda mercati e altre cose, due, quanti sono le telefonate in più che sono arrivate nelle ultime ore, il dato più aggiornato e poi quanto coincide la psicosi sul resto del servizio, quindi il 118, quanto può essere ritardato il servizio normale in 118 rispetto alle telefonate? Io ho i dati di ieri dal NUE che siamo, se non sbaglio, 630 siamo arrivati, quindi un aumento comunque esponenziale rispetto all'una o due chiamate dei giorni precedenti la diffusione del virus in Italia. Invece per quanto riguarda il NUE abbiamo già potenziato il NUE con la presenza di un infermiere specialistico che possa quindi rispondere dedicatamente alla questione sanitaria e quindi nel caso dare le risposte oppure trasferire all'infettivologia per i casi che sono ritenuti di maggior approfondimento. Oggi è stato aperto un nuovo numero verde per invece le informazioni di carattere generale, per esempio se cosa fare, come comportarsi, come applicare la circolare che abbiamo emanato e l'ordinanza che abbiamo emanato, quindi differenziamo i percorsi per garantire ovviamente una risposta rapida del 112, ma al contempo fornire il servizio sulla questione a cui ci stiamo interessando. E allora ricordiamo, questo numero verde è l'800 500 300. E ricordiamo anche il sondaggio che abbiamo lanciato attraverso la nostra pagina Facebook sulle misure adottate dalla Regione per fermare questa epidemia e in particolare la chiusura delle scuole e via dicendo. Condividete queste misure o le ritenete eccessive? Questa la domanda che vi rivolgiamo. Al momento vediamo che la maggioranza concorda con queste misure. Il 63% ha risposto sì, il 37% ha risposto no. Se volete votare avete tempo fino alle 19, poi nelle prossime edizioni del nostro TG vi daremo conto dell'esito di questo sondaggio. Ci fermiamo qui per il momento, vi do appuntamento alle 19 per l'edizione serale del nostro notiziario. A più tardi.